sono innamorato. E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con una nuova arma del serraglio. Sto parlando ragazzi di un cecchino veramente che adoro, è una cosa allucinante, ovvero l'amato, il cecchino appunto del serraglio. È un po' complicato il discorso dei perk, per quale motivo? Perché come vedete l'ho farmato un po' come cecchino perché ha dei perk molto interessanti. E alla fine sono arrivato alla conclusione che i migliori che sono riuscito a droppare sono questo, che è quello che ho usato fino ad ora, ovvero quello con mira istantanea e furia, e ci ho messo anche pugnatura di Icaro, e quello con mulligan, ovvero i colpi mancati possono ritornare nel bersaglio, che comunque è un perk molto utile, e estrazione celere, a cui ho aggiunto un regolatore di mira. Essenzialmente i perk che ho droppato i migliori sono questi, ovvero mulligan e mira istantanea, furia è abbastanza inutile, estrazione celere ci sta ma non è essenziale, e nessuna distrazione, che è il nuovo perk appunto che è esclusivo dell'amato per quello che ne so, ovvero mirare con quest'arma riduce il sussulto per un breve lasso di tempo, il sussulto sarebbe il flinch per intenderci. Qual è il discorso però? Che questo perk, a parte averlo droppato con furia, l'ho droppato in un cecchino che non mi piace per niente. Diciamo che nei cecchini io preferisco avere sempre mira istantanea, quindi questo diciamo che è proprio la combo ideale, sarebbe mira istantanea e nessuna distrazione o mira istantanea e mulligan. Solamente che sono tutti perk primari, quindi non si possono andare insieme. Di conseguenza ho cercato il cecchino tra questi qua che mirasse più velocemente ed è questo qua, quello con mulligan ed estrazione celere, ovviamente se leviamo quello con mira istantanea. Quindi avrei utilizzato anche questo qua con nessuna distrazione, però appunto mira veramente molto lento, quindi ho preferito scegliere il mira istantanea furia, che è per ora quello primario, e il mulligan estrazione celere. Premettendo che questo qua l'ho già usato in passato, mentre questo qua l'ho droppato poco fa, ma comunque bene o male sono la stessa arma, cambia giusto di poco i perk. Andremo a vedere in una prima partita questo qua con mira istantanea furia, mentre nella seconda quello con mulligan ed estrazione celere. Per dare un occhio in generale al cecchino, questo ha un telaio reattivo, quindi impugnatura di ottima fattura, affidabile e resistente. Un mirino che sinceramente non ho mai visto, non mi sembra di aver mai visto, ma che è molto simile all'imboscata, che sarebbe questo qua dell'Aken. Come tipologia di mirino è abbastanza simile. Detto questo ragazzi, direi che possiamo subito beccarci in partita. Ok, sponda remoto addirittura in scontro, quindi un lusso non da poco. E vediamo un po' cosa riusciamo a fare, dai. Qui ci prendiamo subito la prima kill. E però, no raga, c'è un tipo. Allora, io vi dico una cosa. È, penso, la terza partita che faccio questa. È la terza partita che trovo questo tipo. Dietro ce n'ho uno, davanti ce n'ho due. Ovviamente dicevo sto giocando con saccheggiatore, così le munizioni non sono un problema. Ciao, ne tipo. Dai, qualcun altro che viene da là o da qua. Quasi. Devo dire che con questo cecchino che è molto... Ma che cazzo, dov'era il tipo, raga? What? Vabbè. Con questo cecchino che è molto maneggevole, perlomeno l'ho droppato anche con il prodigio sulla maneggevolezza, quindi la maneggevolezza ce l'ha ed è una cosa che io apprezzo molto nei cecchini, come penso sappiate. Si riescono a fare delle cose molto molto carine, nel senso che ci sono movimenti molto veloci. Questo come ho fatto a non prenderlo? Non saprei dirvi bene. No, me l'hanno rubato. E il bello è che al momento giocano tutti col cecchino, no? Perché bisogna fare il Reconer, quindi tutti quanti a giocare col cecchino. E il tipo anche di prima se la prende nel posticino. E di conseguenza la cosa che mi piace molto di questo cecchino è che in relazione anche agli altri, quindi considerando che ci sono molti cecchini al momento in crogiolo, si riescono a fare delle cose molto rapide, molto veloci, che spesso ti portano alla vittoria del gunfight. Quello lo vedo un po' troppo aggressivo. Scivolata e bam. Scivolata e bam, raga, funziona sempre con il tuo altro cecchino. Oh.
generale comunque questo tipo di perk, questo roll di perk che appunto sto utilizzando adesso, secondo me è molto più comodo per fare dei colpi, come ho già detto, molto rapidi essenzialmente. Non saprei come altro dirvelo. Ok, ci siamo levati dalle palle il tipo. Qui non è che c'è qualcuno qua giù in fondo che vuole uscire. Eccolo. Alon, raga, le partite scorse stava sempre campionato fondo mappa. Adesso mi sto prendendo la mia rivincita. Lo so che là c'è qualcuno. Altro? E spara. Che fastidio che ci mette 30 anni per tirare fuori quest'ultima parola. Poi vabbè, ovviamente per quanto riguarda questo roll, mira istantanea e furia è pressoché inutile, nel senso che non shotta mai al body, fa sempre di meno, quindi non so, forse fa a deve fare un 150, un 190 al body. Diciamo che l'unica applicazione in cui potrebbe essere utile è contro magari una super, che sparando in testa si riesce a uccidere lo stesso, quello che penso di aver fatto anche, ripeto, in una clip, ma non sono sicuro. Niente, io provo a fare queste cose, ma tanto. Ok, vai l'altro che sta là. Mira. Ecco, una cosa che mi dà fastidio di questo cecchino è che ogni tanto o non spara o non mira. E è una cosa che vedo solamente con quest'arma, nel senso che potrebbe essere che fosse un difetto del joystick, no? Uno dice magari non spara. No, proprio con quest'arma, con questa in particolare, ogni tanto non mi spara il colpo. Non saprei dirgli se so io che clicco male oppure. Però è una cosa che mi sono reso conto c'è solo con quest'arma. Devo dire che comunque senza il perk del flinch, che non mi ricordo ancora come si chiama, si fa sentire questo, è veramente molto fastidioso il flinch. Io l'ho sempre odiato sui cecchini di Destiny 2 in particolare, perché Destiny 1 non era così alto. Ok, nasquicozzo anche se in body. Ecco, per esempio adesso non mi ha sparato per niente. Questo qua la seconda volta non l'ho preso manco in modi, ma vabbè, ma il primo colpo non me l'ha proprio sparato. Io l'ho cliccato, cioè non capisco se è un problema dell'arma, ripeto, o del joystick. Vabbè, questo lo prendiamo con la nuova. Poi mi becco 8 trance della tempesta. Esci, t'ho visto, esci. No, dietro. Ok. E dai, che palle con sto arco. Ok, quindi questo era il primo roll, quello con mira istantanea e furia. E abbiamo visto che ci sta, è molto molto rapido. Ho messo il pugnatore di Icaro, ma a quanto pare abbastanza inutilmente. Ho fatto, da quando lo abbiamo visto, tipo una decina di kill. Non ho giocato benissimo, devo dire, con queste due partite, però vabbè, ci sta. Andiamo subito però a vedere il secondo roll, che è quello con mulligan e estrazione celere. Vi ripeto che mulligan vi fa recuperare i colpi quando, cioè possono essere recuperati i colpi quando li mancate, mentre estrazione celere vi fa tirare fuori l'arma più velocemente. Vediamo, perché non l'ho mai provato questo, come ho già detto. Mulligan non so quanto spesso si attivi, comunque era il perk che aveva il sussurro, cioè che ha ancora il sussurro, ma che era peculiare del sussurro inizialmente. E estrazione celere invece è comoda magari per fare scambi veloci, essenzialmente quello è. Quindi direi di andare subito a vederla in partita. In editing poi mi sono reso conto che siamo andati un po' troppo in là coi tempi, quindi vi propongo una cosa: lasciate parecchi like, non so quanti, non so, tipo 50 like, e domani uscirà la seconda parte del video. Se inoltre vi possono piacere questa tipologia di video in cui appunto vediamo la stessa arma ma con roll diversi, ovviamente in più parti, fatecelo sapere, così magari possiamo inserirlo in generale in tutti quanti i video. Detto questo ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, lo dico a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione anche dal bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul, per la tua luce.